È la transumanza a generare il rito del campanaccio a San Mauro Forte. Quando il freddo si faceva pungente e le greggi si spostavano verso il mare, in un movimento che ha unito uomini e donne di regioni diverse per secoli. In una officina oramai dismessa, oggi c'è ancora qualcuno che batte e realizza campane, i maschi e le femmine. Immaginate centinaia di pecore che brucano nei pascoli. Ognuna di loro ha al collo una campana che permette al pastore di distinguerle attraverso il suono. Oggi il loro compito è quello di allontanare il male e propiziare un'annata feconda, scongiurare ad esempio la grandine o augurare la fecondità della terra. Anche Rocco fa parte di un gruppo, di una squadra che sfila per il paese indossando le campane, mantenendo viva una tradizione che si ripete il 16 gennaio di ogni anno, il giorno in cui il paese festeggia Sant'Antonio Abate, il protettore appunto degli animali. Ci incontriamo tutti qua in una casa, in una ex casa. Ci si veste, mandello, roba del genere, oppure chi ha il vestito tradizionale del paese si mette in costume, tutto quanto, e si comincia a girare, dopo una volta fatti tre giri si fanno i giri del paese e poi si va in cantina, si mangia, si beve, insomma, ci si diverte. Ogni gruppo per tre volte passa davanti la chiesa di San Rocco, all'interno della quale è esposta la statua del santo. Le persone quando fanno tre giri intorno al santo, a questa chiesa, è come una preghiera, perché al centro dell'economia agricola pastorale c'era il maiale. Allora, adesso non si vedono più, ma negli anni andati c'erano delle donne con un piccolo maialino, con una campanellina, giravano intorno a questa chiesa pregando e dicevano: Sant'Antonio mei, fammi sta buono lo purk, perché era l'economia della famiglia, non si buttava niente, era l'unica cosa che avevano. Il rituale prevede tre giri propiziatori e qui ci si ferma per pregare e riflettere, continuando sempre a muovere il corpo in gesti ondulatori, lasciando suonare le campane. Poi si continua lungo le vie consuete che portano alle cantine, dove ci si incontra per il convivio. Nelle cantine i dialetti si mescolano e attorno ad una tavola imbandita i ricordi si fanno vivi. Molti dei sanmauresi hanno lasciato il proprio paese di origine per cercare fortuna altrove, ma ogni anno ritornano per la festa del campanaccio. Siamo legati al paese, ma penso tutti si è legati in modo, io dico in un libro che ho scritto in dialetto, terra meglia, grusso grusso se faccio lo cuore, quando te pensa, a giatornoa, fosse schiet, pies, proquate. Terra mia, il cuore mi si gonfia quando ti penso, devo tornare, anche se per essere solo sepolto.